gli uomini di Siracusa contro la violenza sulle donne e la violazione dei diritti umani. Una maggiore coscienza civile per l'eliminazione radicale della violenza contro le donne pone una sfida difficile, soprattutto in considerazione delle implicazioni socioculturali che questo odioso fenomeno comporta. La violenza contro le donne rappresenta una delle espressioni più pronunciate dello squilibrio di potere tra donne e uomini, costituendo allo stesso tempo una violazione dei diritti umani e uno dei principali ostacoli all'uguaglianza di genere. La caratteristica essenziale è che si tratta di una forma di violenza commessa contro le donne in quanto tali. L'impunità diffusa, le risposte inadeguate della comunità nell'affrontare questa violenza, spesso basate su stereotipi patriarcali del rapporto uomo-donna, lascia molte donne vittime di violenza senza protezione e senza possibilità di ricorrere alla giustizia. È obbligo degli Stati occuparsi pienamente di questo fenomeno, poiché non può esserci vera uguaglianza tra uomini e donne se queste ultime continuano a subire violenza su larga scala, nell'inerzia delle istituzioni statali. Iniziative lodevoli come quella di un gruppo di uomini firmatari di una lettera aperta ai quali vogliono gridare con forza, manifestando la solidarietà a quattro donne cittadine siracusane che in pochissimi giorni sono state vittime di violenza da parte dei loro partner, allungando la scia di quanti nel nostro paese ogni giorno subiscono in casa, per strada e nel posto di lavoro violenza, talvolta anche a prezzo della vita. Come vogliamo gridare con forza che non è sentimento d'amore quello di uomini che usano violenza alle loro donne. Noi uomini di Siracusa, firmatari dell'iniziativa, di ogni convinzione politica e religiosa, abbiamo tenuto una manifestazione, incontro presso l'Urban Center, il quale a causa del maltempo era organizzato in un primo momento a largo 25 luglio al Tempio di Apollo in Ortigia. Certo, sì, questa manifestazione che è indetta nel quadro delle iniziative promosse dall'ONU, quindi in campo mondiale, contro la violenza alle donne, che è un tema delicatissimo, tragico, lo possiamo sperimentare anche qui a Siracusa, dove, come dire, negli ultimi mesi, nell'ultimo mese ne sono verificati 6 casi. Ieri, drammaticamente, a Partinico, dove una ragazza incinta è stata uccisa dal suo amante compagno. Qualche giorno fa un fatto ancora più grave, che un marito lasciato da sua moglie ha portato 3-4 amici per violentare la moglie, quindi un fatto di una tragicità incredibile. Questa manifestazione, che ha coinvolto 260 anche di più firmatari di tutti gli schieramenti, possiamo dire così, ha un carattere trasversale, per usare questa espressione, da Titti Buffardeci a Ezechia Paolo Reale, al sindaco Francesco Italia, Bruno Marziano, io, il preside Ferrarini, e quindi così, visto che c'è questa giornata mondiale dedicata alla solidarietà alle donne vittime della violenza in tutto il mondo, la manifestazione di oggi a Siracusa vuole esprimere questo segno di condivisione, di partecipazione e di sensibilizzazione.